questo è uno spazio appunto per tutti, vorremmo che tutti in qualche modo parteciparste. È un'iniziativa nata qui in seno alla Liguria, il gruppo Astrofili Savonesi e gli Astrofili Polaris di Genova si sono inventati questa piccola cosa. E nel tempo vi presento brevemente i due relatori, che sono Simone e Chiara. Simone è milanese, è un appassionato di musica e alpinismo e ha deciso di dedicare poi i propri studi all'astrofisica. Ha preso una laurea magistrale in fisica e ora sta lavorando sul lensing gravitazionale e sulla polarizzazione del fondo cosmico a microonde, mentre si sta dottorando all'Università di Studi di Milano. In questo momento il suo progetto principale è il progetto ASTRI con l'Istituto Nazionale di Astrofisica e è impegnato come noi sul fronte della divulgazione della scienza con la sua associazione, con l'associazione Physical Pub, dove lui appunto sfrutta per coltivare la sua passione per la scienza e per le stelle. Invece Chiara è una genovese, si è laureata in fisica, poi ha lasciato il nostro mare, la nostra focaccia, il pesto per andare in Brianza a prendere il suo dottorato in astrofisica. Ora lei viaggia spesso alle Canarie, speriamo di avere prima o poi un collegamento con lei direttamente dal territorio spagnolo. Studia galassie lontane. E una cosa importante, ha partecipato attivamente sia facendo osservazioni sia producendo della teoria a una delle più importanti scoperte degli ultimi 10 anni sui neutrini astrofisici. E anche qua, se venisse a raccontarci qualcosa, secondo me saremo tutti contenti. Si era classificata seconda a un concorso di astrofotografia indetto dai Polaris a dicembre del 2019, con una foto appunto scattata dalla Spalmas della Via Lattea. Io personalmente la conobbi qualche anno fa all'Osservatorio dell'Antola, dove abbiamo armeggiato una notte a fare lo spettro, mi sembra, di Nettuno. E eravamo insieme a Sandro Zappatore, Silvano Tosi, che era un docente che è un docente di fisica dell'Università di Genova, e Andrea Lacamera, che a quel tempo, se non sbaglio, faceva ricerca anche lui con l'Università di Genova. Invece Simone lo conosciamo perché, ad esempio, ad aprile dell'anno scorso avrebbe dovuto fare una conferenza a Genova nel ciclo di conferenze della rassegna annuale del gruppo Astrofili Polaris, ma a causa Covid è stata rimandata. Chiara e Simone, potete condividere il vostro schermo e buon ascolto a tutti. Noi ci vediamo poi per i saluti finali più tardi. Io mi muto. Bene, Marco, grazie mille di questa presentazione e grazie anche dell'invito, anche Sandra, Alessandra, insomma, gli amici sia di Polaris che degli astrofili savonesi. Grazie, tra l'altro una presentazione coi fiocchi, direi che non potevano presentarci meglio. Speriamo di essere all'altezza, soprattutto, e speriamo di intrattenervi in questa serata con una chiacchierata che deve essere dinamica, direi. Quindi. Assolutamente sì. Abbiamo preparato alcune immagini da mostrarvi, ma più saranno, insomma, diciamo, le domande, le interazioni, e, insomma, più ci sarà spazio per tutti e più sarà meglio anche per noi. Quindi siete davvero tutti invitati a domandare qualsiasi cosa, tanto c'è Chiara che sa rispondere più o meno a tutto, quindi non c'è assolutamente rischio. Aiuto. No, siamo stati felici di raccogliere questo invito a chiacchierare, insomma, con voi questa sera, poiché diciamo, usciamo da questa recente esperienza che è stata l'organizzazione di una mostra. Di una mostra di astrofotografia che ha coinvolto tanti osservatori astronomici, anche l'associazione Polaris, insomma, che è coinvolta direttamente questa sera. La mostra si chiamava A che punto è la notte? E la mostra aveva un po' così, insomma, l'ambizione, ecco, ci siamo prefissati l'obiettivo di riuscire a raccontare, a spiegare alcuni fenomeni scientifici utilizzando come veicolo delle immagini belle, la bellezza di alcune immagini astronomiche. E insomma, ed è così che. Questo spirito che noi abbiamo utilizzato durante, che, insomma, che ci ha mosso durante il periodo della mostra, può tranquillamente travasarsi all'interno di una conferenza. È esattamente ciò che faremo questa sera. Vedremo, prenderemo spunto da alcune immagini particolarmente belle per raccontarvi alcuni fenomeni astronomici che esse racchiudono e per tentare anche così di spiegarveli. Insomma. Intanto spieghi perché abbiamo fatto questa mostra. Per masochismo, Sì, credo che sia la essenzialmente. risposta migliore.
No, beh, la mostra è stata veramente impegnativa. All'inizio dovevamo farla nell'aprile del 2020. E... No, vedi che non parla da mo'. Non so se c'era una domanda, però nel caso vado avanti perché non l'ho capita. E, in ogni caso, sì, la mostra avremmo dovuto inaugurarla ad aprile. E poi tuttavia il Covid ovviamente non ha permesso di farlo e quindi è slittata nel primo periodo possibile, cioè settembre-ottobre. E è stata in due sedi, è stata sia a Segrate che a Genova, al Festival della Scienza di Genova. Insomma, beh, questa comunque era semplicemente una copertina che abbiamo preparato. Sì, no, come diceva Chiara, insomma, gli obiettivi della mostra erano appunto ovviamente veicolare la conoscenza scientifica, ma anche poi promuovere gli osservatori e i fotografi che hanno partecipato, di cui fotografi questa sera vi mostreremo alcuni scatti meravigliosi. La mostra si presentava così, diciamo, almeno nella sua sede di Segrate, perché siamo riusciti a far avere due sedi espositive a questa mostra, una a Segrate, e tra l'altro avrete visto dall'immagine prima che la città di Segrate è stata anche un ente patrocinante di questa iniziativa insieme ad altri istituti ed enti di ricerca. Per esempio c'era l'Università degli Studi di Milano, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Officina del Planetario di Milano e addirittura anche lo European Southern Observatory, l'ESO, ci ha supportato in questa iniziativa. E insomma, grazie all'unione di questi enti e soprattutto anche grazie al generoso contributo di alcuni sponsor, la mostra è stata realizzata interamente tramite sponsor, così che per il pubblico tutte le attività della mostra sono sempre state gratuite, sia le visite che le visite guidate, che facevamo spesso io e Chiara, e anche poi tutto un ciclo di conferenze che c'è stato, diciamo, parallelamente all'esposizione. E diciamo, entrando nella sede segratese della mostra, questo era più o meno lo scenario che si apriva davanti ai vostri occhi. Insomma, le fotografie erano tante, erano 54, divise in tre sezioni, che erano paesaggi notturni, profondo cielo e strumentazione astronomica. L'anticamera della mostra era questa, insomma, diciamo, era la sala d'ingresso interamente allestita con il materiale che ci ha donato l'ESO, lo European Southern Observatory, queste gigantografie stampe su alluminio a 2 metri per 2 di grandezza, enorme, che però erano prese da i più grandi telescopi che abbiamo al mondo. Queste sono immagini che vengono da VLT, da tutti i telescopi appunto dell'ESO, ed è per questo che noi abbiamo scelto di metterle fuori dalla mostra, poiché all'interno della mostra ci tenevamo, io e Chiara e l'associazione Physical Pub che ha realizzato la curatela, insomma, che ha curato la realizzazione di questa mostra, ci tenevamo che all'interno ci fossero soltanto fotografie di osservatori astronomici professionali e non, quindi gestiti spesso anche da persone come, insomma, come tante di quelle che vedo connesse questa sera. Insomma, l'idea era un po' raccontare che l'astrofotografia è un qualcosa alla quale tutti possono accedere, ovviamente con l'investimento di forza, di energie, con di tanta passione, di pazienza e tanta dedizione. E tramite poi queste fotografie in realtà si può fare delle scienze anche di alto livello e di gran classe, come spesso capita. Ed è così che, insomma, questi sono tutti gli osservatori che noi abbiamo così accolto nell'esposizione. C'è stata una fase di raccolta delle fotografie, alla quale è seguita poi una selezione. Avevamo una commissione scientifica. Esattamente, composta da professori e ricercatori che ci hanno aiutato, insomma, a scegliere quali fotografie esporre tra quelle che c'erano giunte. Beh, questa è un'altra immagine, un altro particolare del corridoio del profondo cielo, come ci piaceva chiamarlo durante la sezione di Segrate, e potete vedere che ogni immagine è corredata da una piccola didascalia. E la didascalia ovviamente parlava, cioè era inerente al titolo della fotografia, all'autore, era ovviamente scritto l'autore e l'osservatorio astronomico di cui faceva parte, e poi una descrizione di cosa si andava a vedere in quella foto, perché
come ha detto Simone all'inizio, quello che volevamo portare con questa mostra non è solo fare una mostra di astrofotografia bella, quindi con foto belle, ma veicolare per ogni immagine un argomento scientifico, quindi un argomento che sia un argomento anche all'avanguardia, quindi di ricerca scientifica attuale, che si può estrarre da una fotografia, da un singolo scatto. E questo di nuovo per rimarcare che la scienza e l'astrofotografia sono abbastanza correlate tra di loro. Oltre, tra l'altro, ai dati degli scatti. Ah, ovviamente, sì, per i più tecnici c'erano anche i dati degli scatti, quindi si potevano apprezzare quanti minuti ci volessero per fare le singole foto, soprattutto appunto queste che sono molto molto tecniche del profondo cielo. Sta il fatto che non ci sarebbero mai state in quelle brevi targhette tutte le informazioni che per esempio raccontavamo io e Chiara durante le visite guidate, ed è così che abbiamo allestito, grazie a insomma gli esperti informatici dell'associazione Physical Pub, uno spazio web dedicato all'audioguida. E tutte queste mostre che vedete, tutte le fotografie che vedete esposte, nella targhetta avevano un QR code presente, che qua vi abbiamo riportato. Infatti io adesso invito tutti voi che siete collegati a sguainare i vostri telefoni ed inquadrare il QR code che vedete adesso sullo schermo. Vediamo se funziona, dovrebbe essere giusto, dovrebbe portarvi alla pagina dell'audioguida, appunto, che insomma è online ancora adesso, insomma la manteniamo noi dell'associazione Physical Pub, dunque pensiamo, speriamo che rimarrà online ancora per tanto tempo. E in questa pagina dell'audioguida voi dovreste poter accedere alle spiegazioni approfondite dei fenomeni scientifici correlati a ciascuna fotografia, sia in formato testo che in formato audio. Ci sono state le sessioni di registrazione con degli esperti, insomma degli speaker professionisti che hanno registrato l'audioguida per questo progetto. E quello che dovreste vedere è una pagina fatta in questo modo, in cui cliccando sopra ogni immagine dovrebbe partire, insomma, diciamo l'audioguida, poi trovate i nomi dei fotografi, i dati tecnici degli scatto e tutta la descrizione scientifica completa. Le fotografie sono tantissime, sono 54, come vi diceva Chiara prima, quindi insomma non riusciremmo mai ovviamente a parlarvi di tutte le fotografie, anche se ci piacerebbe molto, e speriamo tra l'altro che magari i più appassionati di voi, non lo so, prima di andare a letto o comunque nei momenti morti, magari potreste tornare su quella pagina dell'audioguida e ascoltarvene qualcuna, giusto per approfondimento, per divertirsi. E noi abbiamo fatto una selezione questa sera, una selezione di alcuni di questi scatti che sono legati tra di loro da un filo rosso, e questo filo rosso che condurrà la nostra chiacchierata è il colore, il tema del colore, che è un tema apparentemente anche abbastanza banale, ma che in realtà ci permette di spaziare e di collegare fotografie anche di ambito molto differente tra di loro, per potervi un po' raccontare, diciamo, alcuni argomenti che ci stanno in realtà particolarmente a cuore. Ah, sì, decisamente. Ed quindi è così che partiamo con la prima immagine, che prima immagine era anche la prima immagine effettivamente di tutta la mostra. E questa fotografia è stata, beh, intanto è una somma di scatti, una panoramica, ed è stata scattata negli Stati Uniti da questo ragazzo, Lorenzo, che è un socio di Physical Pub e nonché grandissimo fotografo che vi invito a seguire. E potete vedere che questa immagine è veramente super ricca di dettagli, di informazioni che possono riguardare il cielo invernale, ma non solo. Innanzitutto la fotografia è rivolta verso nord e si può capire perché sulla destra dell'immagine, non so se vedete il mio mouse, non credo, quindi cercherò di essere più dettagliata possibile,
Sulla destra nel cielo dovreste riuscire a individuare l'asterismo del grande carro che va a puntare verso la stella polare, che di nuovo è un po' amplificata per poter essere più chiaramente osservabile. Sulla sinistra invece della stella polare potete vedere la Via Lattea, la Via Lattea invernale, quindi quella, se volete, meno ricca di dettagli perché è il ramo esterno della nostra galassia, quindi non stiamo guardando il cuore della Via Lattea, ma quello più esterno, e si intravede poco distante la galassia di Andromeda, che è quel batuffolino sulla sinistra, ma sicuramente immagino che tutti, la prima cosa che vi abbia dato un colpo d'occhio, sia la quantità di verde che c'è in questa immagine, che è ovviamente l'aurora boreale. O aurora in generale, perché boreale è solo in particolare. Comunque, sì, questa è boreale. Nella fotografia vedete tantissima luce, tantissime informazioni. Di nuovo partendo sulla destra si può vedere da una luce diffusa in basso a destra all'orizzonte, quella è dovuta a una cittadina che si trova in quella direzione, mentre sulla sinistra, proprio al bordo sinistro della immagine, di nuovo si può chiaramente vedere che è una zona un po' più chiara, con un po' più di luce, e quella è la luce zodiacale, che è un effetto che si può osservare nei luoghi molto bui. E di nuovo è un effetto naturale che però si può fotografare molto facilmente, osservare più difficilmente, perché di nuovo abbiamo bisogno di zone molto, molto buie, molto scure. Il colore, appunto, di cui però andiamo a parlare è sicuramente il colore dell'aurora boreale. Come mai è verde? Come mai è sempre di questo verde? E raramente può essere invece di altri colori, come si intravede qua in alto sull'immagine sopra sulla destra, che c'è un po' di aurora rossa. Questi colori sono dovuti alle particelle che vengono ionizzate, che vengono eccitate dal vento che viene prodotto dal nostro Sole. Quindi l'aurora boreale è effettivamente un effetto che è fortemente dovuto all'attività solare. Il Sole, che è la nostra stella, la nostra stella più vicina, non è un oggetto fermo e quieto, ma è un oggetto in continuo movimento, e in particolare ci sono dei periodi, ha un'attività ciclica di circa 11 anni, sono dei periodi in cui ha una forte attività. Cosa vuol dire forte attività? Vuol dire che il suo strato più esterno può produrre delle irregolarità, può produrre quelli che vengono chiamati flare, o non mi ricordo, lingue di fuoco comunque, che sono delle zone di plasma che possono staccarsi dalla superficie solare. Questo materiale è plasma, quindi sono particelle cariche, sono protoni ed elettroni che sono liberi di viaggiare incontrastati nello spazio. Ovviamente questa cosa avviene uniformemente su tutta la superficie solare, e ogni tanto può accadere anche nella direzione in cui si trova la nostra Terra. Perciò il vento solare, quindi questo materiale, queste particelle, sono liberi di staccarsi dal Sole e di viaggiare nello spazio fino ad arrivare fino a noi. La nostra Terra ha la fortuna di avere uno scudo, se vogliamo, che però è uno scudo invisibile, perché è il nostro campo magnetico. Il campo magnetico della Terra, infatti, ci aiuta a schermarci da queste particelle, perché è in grado di deviarle. Non so se avete presente come è fatto un campo magnetico, però potete immaginarvi una calamita. Una calamita che ha un polo positivo e un polo negativo, e di nuovo si vedono abbastanza spesso, sicuramente nei libri di scuola, le linee di campo del campo magnetico. Quindi queste righe che partono dal polo positivo e si chiudono nel polo negativo. Gli unici due punti che sono i punti deboli, se vogliamo, del campo magnetico, quindi del nostro scudo per queste particelle, che vengono chiamate anche raggi cosmici, sono i poli.
Perché appunto è il punto da cui partono queste linee di campo che sono le linee che ci proteggono dalle particelle. E la questione è che queste particelle, quindi partendo dal Sole, sono in grado di entrare dentro il nostro campo magnetico principalmente ai poli. Ai poli infatti avvengono le aurore, avvengono le aurore polari in generale, che sono aurore boreali o aurore australi, che si vedono principalmente in Antartide. E come mai sono verdi? Cosa succede? Queste particelle che vengono dal Sole, quindi sono cariche, sono in grado di entrare dentro al campo magnetico e dopo il campo magnetico si scontrano con l'atmosfera. Interagendo con l'atmosfera, fortunatamente scontrano contro le particelle dell'atmosfera, quindi contro gli atomi dell'atmosfera, e eccitano l'atomo in particolare. Quando un atomo è eccitato, dopo un po' cerca di ritornare nel suo stato iniziale, quindi libera l'energia che gli è stata data all'inizio, quindi libera l'energia che gli è stata data in partenza dalla particella che arrivava dal Sole. E questa energia noi la vediamo sotto forma di luce, sotto forma di colore. E il colore è esattamente il verde, esattamente questo tipo di verde, perché è esattamente il tipo di energia che ha fatto eccitare l'atomo della nostra atmosfera. Io sono andata un po' sul tecnico, un po' no, se ci sono domande invito assolutamente a farle. Però appunto, rimango generale, anche perché poi ne abbiamo talmente tante di cose da dire, quindi no, ma io sarò molto spero di non annoiare, anche perché se no, sì, se dobbiamo fare così, se descrivesse Chiara ogni immagine staremmo qua fino alle 3 di questa notte. Niente, quindi io sarò molto 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 più breve. Sì, sì, io infatti ho concluso comunque. E mi tocca descrivere una fotografia scattata proprio da Chiara Righi. Ovvero, insomma, l'autore di questa fotografia è qua seduto di fianco a me. È una fotografia fatta nel 2017 ed è una fotografia che di nuovo si ricollega nel discorso più ampio del colore che vogliamo tenere come filo rosso della chiacchierata di questa sera, poiché non so se ci fate caso, ma nello sfondo di questa fotografia, in mezzo, diciamo, a questo campo stellato molto fitto che si vede, ci sono delle bande colorate rossastre abbastanza evidenti, soprattutto nella parte destra della fotografia, sopra quella cupola del telescopio che si vede. Questa è una fotografia scattata alle Isole Canarie. E cosa è quella banda rossastra? E perché è lì, oltretutto? Insomma, questa è una fotografia, come si può anche riconoscere, insomma, diciamo abbastanza facilmente, un po' al limite delle possibilità della macchina fotografica. E tra l'altro ho dimenticato di dire all'inizio che noi abbiamo scelto per l'esposizione non solo fotografie belle, esteticamente indubbiamente belle, ma anche fotografie un po' meno belle, un po' più critiche, diciamo, come questa, che è oggettivamente critica, nel senso si riconosce che la macchina fotografica è al limite. La Chiara le ha tirato il collo alla macchina fotografica per fare questo scatto, ma possiede questo scatto una traccia di un fenomeno che assolutamente volevamo raccontare. E sono proprio quelle bande rossastre che ci sono sulla destra della foto. Quelle bande rossastre costituiscono, rappresentano l'emissione luminosa dell'aria stessa che fa parte della nostra atmosfera. È quella che si chiama in gergo tecnico air glow, ovvero bagliore dell'aria, e che noi abbiamo tradotto più o meno adeguatamente in italiano, insomma, luminescenza notturna. Insomma, cosa succede? Sapete che tutti i corpi caldi in natura emettono radiazione elettromagnetica, però che prevede il fatto che sono caldi, diciamo. E anche l'aria stessa che noi respiriamo quotidianamente, scaldata dalla radiazione solare durante il giorno, assume, insomma, diciamo, viene depositata al suo interno una certa quantità di calore. Questa quantità di calore, di notte, quando la temperatura media si abbassa, viene rilasciata dalle particelle dell'aria sotto forma appunto di luce, no? Di luce che i nostri occhi in genere non riescono a rilevare, ma quando siamo in corrispondenza di un cielo
particolarmente buio e di una macchina fotografica spinta appunto al suo limite, ebbene questa radiazione emessa dalle stesse molecole dell'atmosfera può essere rilevata, può essere fotografata, e quelle strisce lì rosse sono esattamente lei, l'air glow, l'emissione dell'aria. Ora è interessante sapere questo fatto, ma è ancora più interessante domandarsi perché quell'emissione sia, come dire, abbia la forma di strisce. Se ci pensate, l'aria in generale, l'atmosfera, non è esattamente uniforme. Spesso accade che l'aria, anzi sempre accade, che l'aria sia divisa, presenti, che l'aria, l'atmosfera presenti delle bande più dense e meno dense. Questo quando, per esempio, può succedere? Quando in lontananza c'è un temporale. Allora a quel punto l'onda, diciamo, di pressione emanata, dispersa, propagata dal temporale, beh, insomma, produce degli addensamenti e delle rarefazioni nell'aria. Nei punti in cui l'aria è più densa, ci sono più molecole e la loro emissione luminosa sarà più intensa. Questo è il motivo per cui in questa foto si vedono delle striature rossastre prodotte, appunto, generate dalla luminescenza dell'aria stessa. Grandissimo. Questa, no, sei capito? Sì. Sono stato breve? Sei stato breve. Ok, allora possiamo continuare. Sì. Rimanendo sul colore rosso, direi di andare a guardare forse un grande classico, a cui però ogni tanto, almeno prima di sentire una conferenza di Simone, non avevo mai fatto troppo conto. Questo l'avrei notato. Sì, no, notato l'ho notato, ma non mi sono mai chiesta il motivo. Come? Questo è grave. Da pessima scienziata, andando a guardare un'eclisse, un'eclisse lunare, beh, il fenomeno dell'eclisse è quando i tre corpi, Sole, Terra e Luna, si trovano sullo stesso piano, e in particolare la Terra, per un'eclisse di Luna, la Terra si trova davanti alla Luna e quindi copre completamente la luce del Sole alla Luna, e viceversa un'eclisse solare avviene quando la Luna si trova davanti alla Terra e quindi copre completamente o parzialmente, dipende da tipo di eclisse, la luce del Sole. E il fenomeno dell'eclisse lunare, negli ultimi anni ne abbiamo avute parecchie visibili dall'Italia, quindi spero che tutti voi che ci ascoltate abbiate avuto la possibilità di osservarla. È questo fenomeno stupefacente riprodotto in questa immagine, in cui vedete un singolo, cioè sono vari scatti sovrapposti in cui si vede pian piano che la Luna sta tramontando, ma sta avvenendo anche un'eclisse di Luna totale. Quello che il fotografo ha evidenziato è la parte luminosa all'inizio, la parte più buia nella parte centrale dell'eclisse, e poi di nuovo la parte luminosa che tramonta della Luna. Cosa si nota? Che la Luna non scompare completamente, ma diventa una Luna rossa. Di questo rosso veramente, veramente particolare. Sì, ci tengo a precisare che la fotografia è stata fatta a Tradate, che è questo posto in Brianza, da Danilo Roncato, che è appunto un nostro amico che ha scattato questa fotografia. E appunto l'eclisse, come vi dicevo, non è un'eclisse in cui la Luna scompare, ma diventa rossa. Questo è dovuto al fatto che la luce rossa, il colore rosso, è quello in grado di penetrare per la maggior parte, cioè maggiormente, l'atmosfera della nostra Terra. E in realtà è un fenomeno che vediamo tutti i giorni, con le albe e i tramonti. Cosa succede? La luce del Sole è una luce che contiene sicuramente tutti i colori dell'arcobaleno, e in realtà anche di più, ma il nostro occhio non è in grado di percepire altre bande se non quelle dell'arcobaleno. Quando la luce, quindi questo fascio luminoso, entra dentro l'atmosfera, ogni singola lunghezza d'onda, quindi ogni singolo colore, si comporta in maniera diversa. Il blu, per esempio, viene diffuso immediatamente, quindi rimbalza subito
e viene diffuso su tutta l'atmosfera ed è questo uno dei motivi per cui il cielo è blu. Il rosso invece, che è dall'altra parte dello spettro elettromagnetico, io inizio a parlare in modo un po' più tecnico, ma comunque stiamo sempre parlando per dare un'idea dei colori dell'arcobaleno, quindi blu da una parte e rosso all'estremo opposto, è quello che invece riesce a interagire meno con l'atmosfera, quindi è quello che riesce ad arrivare più lontano. Questo appunto si nota nei tramonti o nelle albe, perché il sole si trova basso sull'orizzonte e quindi c'è un grosso strato di atmosfera da dover attraversare, la luce deve attraversare moltissima atmosfera e effettivamente quando guardate un tramonto il sole è molto rosso, o anche la luna quando si trova molto bassa sull'orizzonte ha questo colore rossastro, perché è l'unico colore che riesce a penetrare così tanto l'atmosfera. Quando invece avviene un'eclisse, il concetto è molto simile, perché abbiamo la Terra che si trova davanti alla Luna, la luce del Sole che entra dentro l'atmosfera, tutti i colori vengono persi dentro l'atmosfera, tranne il rosso che riesce ad attraversare completamente l'atmosfera, i bordi dell'atmosfera della Terra, arriva sulla Luna e la Luna riflette a noi solo l'unico colore che gli è arrivato, ovvero il colore rosso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa a riguardo, altrimenti se non, di nuovo non avete domande particolari, io posso... Forse è giunta la notifica che ci sono delle notifiche, appunto delle scritte nella chat, ma avendo la presentazione aperta di fronte a noi non riusciamo a leggerle, e dunque nel caso invito, voglio dire, Marco o Sandro o Alessandra, insomma, a interromperci in qualsiasi momento. Esatto. Se tranquilli, se ci sono domande ve le giriamo noi. Perfetto, grazie. Beh, allora io direi che possiamo continuare, insomma, e giungiamo a questa fotografia scattata dall'Osservatorio Astronomico di Sormano. In particolare credo che l'autore si chiami Enrico Colzani, ma lui ci teneva a presentarsi come Osservatorio Astronomico di Sormano. Infatti anche nella mostra non ha voluto assolutamente che noi scrivessimo il suo nome come autore, lui ci teneva a presentarsi come il suo gruppo. E questa splendida fotografia rappresenta ovviamente il nostro satellite e ci porta, devo dire, un po' fuori dal percorso che io, Chiara, volevamo proporvi questa sera, incentrato sui colori, poiché qua in realtà il colore dominante è il nero, che si può definire colore un po' tra dovute virgolette, esatto. Per quale motivo? Perché il nero, più che un colore, è quel, diciamo, è l'assenza di colori, no? Noi percepiamo nero, i nostri occhi ci dicono che c'è qualcosa di nero quando non rileviamo, quando non riceviamo della luce da quella particolare sorgente o da quella particolare porzione di oggetto, come in questo caso. Ma il fatto interessante è proprio questo, il fatto che la Luna sia per gran parte in ombra in questo scatto ci dà modo di focalizzare la nostra attenzione non tanto sulla piccola parte illuminata, quanto più sulla linea di demarcazione tra la luce e l'ombra. Quella linea in fisica si chiama, in astronomia si chiama terminatore. Quella linea di demarcazione tra il giorno e la notte è il terminatore. Ed è una linea definita, se ci pensate, su tutti i corpi celesti esposti alla luce, esposti a una sorgente luminosa. Qui sulla Terra il terminatore è il punto in cui, diciamo, è la parte di superficie terrestre interessata da un'alba o un tramonto. Sulla Luna il terminatore ci permette di compiere delle osservazioni che non riusciremmo assolutamente a fare né sulla parte in ombra, ovviamente, ma tantomeno neanche sulla parte illuminata, paradossalmente. Per quale motivo? Se ci pensate, al terminatore la luce che giunge sulla Luna è perfettamente radente, ok? Tangente dunque alla superficie. E questo cosa implica? Che ogni asperità della superficie lunare sia intensificata, sia accentuata da questo tipo di illuminazione. Per quale motivo? Beh, perché la luce radiante proietta delle lunghe ombre. Se ci pensate, è proprio
l'illuminazione che dà tridimensionalità a tutto ciò che noi osserviamo. Questo vale, insomma, in generale anche qui sulla Terra. Ecco, nello specifico caso del nostro satellite è al terminatore, proprio grazie a questa illuminazione radente e alle lunghe ombre che essa produce, che si riescono a fare le misurazioni più interessanti. Tant'è che nel 1600 qualcosa Galileo Galilei riuscì per la prima volta a misurare la profondità dei crateri lunari proprio sfruttando, misurando la lunghezza delle ombre in corrispondenza, diciamo, dei crateri prossimi al terminatore. Insomma, da questa foto poi, insomma, andandoci vicino, quando era esposta alla mostra, si potevano osservare anche tanti piccoli dettagli che al terminatore si vedono, mentre non si notano nella parte completamente illuminata. Ma qui forse, diciamo, che non è il caso di dilungarci troppo per non, diciamo, generare frustrazione, perché immagino che da un piccolo schermo non si riescano a distinguere tutti questi piccoli particolari. Sta di fatto che una, diciamo, caratteristica che ben si riesce a riconoscere è il fatto che la densità di crateri, banalmente, quanti crateri ci sono, diciamo, per unità di superficie, sembra essere più alta, se ci fate caso, vicino al terminatore, mentre lontano, al bordo quasi della Luna, sembra che ce ne siano di meno, sembra che la luce, che la Luna sia piatta in quella regione. In realtà non è assolutamente così, la densità di crateri più o meno è uniforme su tutto la superficie del nostro satellite, ed è proprio questo gioco di luce che li rende più facilmente osservabili al terminatore rispetto alla regione più uniformemente illuminata. Ma con questo, diciamo, che ho concluso questo sguardo nell'ombra che noi volevamo dare, raccontandovi qualcosa anche di questo splendido scatto. Quindi addentriamoci pian pianino in quello che è il cosiddetto profondo cielo. In realtà, forse per deformazione o poi per abitudine, abbiamo seguito il percorso che facevamo anche all'interno della mostra, quindi abbiamo appena lasciato la parte del paesaggio notturno e adesso pian piano ci stiamo addentrando nella parte di profondo cielo. E questo scatto è invece stato realizzato dagli amici di Cadelmonte, in particolare da Alessandro, che è veramente, pur facendo astrofotografia da pochi anni, è decisamente bravissimo. Alessandro Malaspina, bravissimo. E il particolare di questo scatto è la regione di Orione, tra l'altro non è facilmente visibile a occhio nudo questa regione, anzi è abbastanza complicato, bisogna avere un cielo veramente buono, però la regione è visibile o comunque fotografabile in questo periodo perché si trova nella costellazione di Orione. E quella che vedete è la regione della testa di cavallo, che è raffigurata da quella zona molto scura sulla destra della stella, che dovrebbe essere un cavallo. A me hanno illuminato quando hanno detto che dovrebbe essere simile al cavallo degli scacchi. Ed effettivamente da lì ho detto, ah sì, è vero. Beh, comunque, a parte i miei problemi, qua di nuovo in realtà è molto legato ai colori questa immagine, perché è piena di colori. Se il nostro occhio fosse in grado di osservare il cielo con altissima sensibilità, quindi fosse in grado di rivelare i colori, effettivamente noi vedremmo quello che state vedendo voi adesso. Non stiamo falsando i colori sono davvero realistici, sono questi. E vedete che c'è tantissimo rosso, c'è un po' di blu e c'è anche un po' di giallo, ma di nuovo, come ha detto adesso Simone, ci sono anche delle zone assenti di colori, senza colori, e questo è di nuovo un'informazione che dal punto di vista scientifico è importante, perché questa regione è una regione è una nebulosa. Le nebulose sono delle zone nel cielo piene di gas, polveri, possono essere veramente qualsiasi cosa, e il colore o l'assenza di colore di queste nebulose ci danno informazioni sulla loro composizione chimica.
Quindi un colore mi può dire che c'è presenza di idrogeno, un altro colore invece può dirmi che c'è presenza di azoto o qualsiasi altra cosa. E da qui io posso ricostruire, io no, però chi è in grado di farlo, quindi scienziati più specializzati, possono ricostruire l'età di quella nebulosa, di quella regione, quanti anni ha, una stima delle stelle che ci sono state o che ci saranno, quante stelle si pensa che si verranno a formare, o comunque il movimento che ha quella nebulosa. Si possono veramente fare tantissimi studi molto molto dettagliati. In questo particolare caso, questo colore rosso è tipico dell'idrogeno ed è l'elemento più abbondante nell'universo, l'idrogeno, è veramente l'elemento più semplice da formare, quindi quello anche più abbondante, e vedrete, se avrete poi modo di vedere anche solo la nostra audioguida, vedrete che tantissime immagini presentano il colore rosso, non a caso, perché sono piene di idrogeno. Queste regioni, infatti, queste nebulose rosse, comunque sono nebulose a emissione, perché sono naturalmente loro che producono il colore che siamo in grado di vedere. Altre nebulose, invece, come quelle blu che vedete al centro, nel centro in basso della fotografia, sono regioni, sono nebulose a riflessione, ovvero quel colore blu che vedete non è un colore prodotto dalla nebulosa stessa, ma è la riflessione del colore della stella che illumina le zone più esterne, quindi illumina il gas che si trova subito vicino, che riemette il colore. Quindi questa è appunto una nebulosa a riflessione per questo motivo. E per concludere, queste zone invece di assenza di colore, quindi la testa di cavallo per esempio, sono zone a nebulose oscure, si chiamano. Sono quindi nebulose che non sono formate da gas ma da polvere, quindi materiale più denso che scherma completamente quello che ci sta dietro, quindi non riemette la luce dalle altre stelle o comunque da zone luminose, ma copre proprio le cose che ci sono dietro. Questo di nuovo da un'informazione piuttosto importante sulla composizione chimica di questi oggetti. Capiamo quindi che non sono costituiti solo da gas, ma da particelle, da elementi anche più complessi. E ci tengo a precisare che se voi andate a sentire l'audioguida su questa specifica fotografia, non sentirete raccontare quello che vi ho raccontato io adesso, magari comunque viene accennato ma non in modo dettagliato, perché quello che volevamo precisare con questa foto era la presenza di turbolenza nel cielo, giusto Simona? Sì, beh, quella regione lì è una regione estremamente turbolenta. Esatto, e nonostante l'universo in realtà sia molto, molto rarefatto, non è denso come possiamo immaginare qualcosa qua sulla Terra, è comunque in continuo movimento. Se fra qualche migliaio di anni si va a riguardare questa nebulosa, sicuramente la forma sarà cambiata. E quindi nonostante ci siano, non sia denso come possiamo intenderlo noi, c'è comunque moltissimo movimento, ci sono dei venti prodotti dalle stelle e le nebulose che sono quindi in espansione o comunque continuano a cambiare la loro forma. E direi che di nuovo con questa sono stata abbastanza breve. Meraviglia. Ragazzi, vi interrompo perché ci sono un paio di domande. Vai. Sì. Allora, la prima è da YouTube. Daniele chiede se ci sono foto scattate sulla Luna durante l'eclissi lunare e poi inviate sulla Terra. Un'altra chiede se nella foto delle Canarie le onde rosse sono in realtà nell'infrarosso. E poi, vabbè, una qui è stato risposto, se il colore rosso della foto della testa di cavallo è la ionizzazione H alfa dell'idrogeno. E poi ancora una di Franco su Zoom, perché la nebulosa fiamma tende all'arancio. Ok, allora provo a rispondere, vediamo se me la ricordo. La prima, quella facile, è la fotografia scattata alle Canarie non è infrarosso, perché è stato scattato con una macchina fotografica, che è tra l'altro qua davanti a me,
che non è modificata per poter osservare anche l'infrarosso comunque con un spettro più ampio, quindi no, è esattamente un colore potenzialmente visibile ma molto debole, quindi non visibile all'occhio, solo perché è molto debole, ecco. Poi c'era la poi c'era il discorso della foto dell'eclissi scattata dalla luna. Esatto, io lì non so se esista una foto, anzi se qualcuno non credo sa dell'esistenza di una foto, tale foto me l'ha dato, me la segnali, perché anch'io l'aspetto da tantissimo tempo, anche perché scattare una foto sulla luna in corrispondenza di un eclissi di luna deve essere una delle cose più emozionanti che ti possano capitare, perché quella luce rossa che illumina la luna, se tu fossi sulla Luna, la vedresti provenire dalla Terra, ma non da tutta la Terra, come se fosse una palla di fuoco. La vedresti provenire dalla Terra solo dal bordo della Terra. Un'aureola. Un'aureola rossa attorno alla Terra. E deve essere davvero uno spettacolo eccezionale. Quindi davvero... Non credo ci siano foto di eclissi di Luna scattate dalla Luna. Romanticamente Simone dice che è la somma di tutte le alve e i tramonti che stanno avvenendo sulla Terra in quel momento. Ed è secondo me una vista molto molto romantica. C'era il discorso del colore arancio della nebulosa fiamma, a cui si aggiunge la domanda perché in alcune foto la nebulosa fiamma va più sul rosso. Ok, allora... Però forse sulla questione della color correction, diciamo, ci arriviamo tra poco in realtà. Esatto, lì ci si può spaziare. Allora, in realtà lì dietro a quella nebulosa fiamma c'è una stella che è una stella più di colore arancio, una stella simile al un po' più brillante del Sole, e quindi quel colore arancione è dovuto non perché c'è idrogeno in quella regione, ma perché è di nuovo una nebulosa riflessione, quindi sta riflettendo il colore della stella che c'è dietro, che però è oscurata dalla regione un po' più scura invece della nebulosa fiamma. Però lui forse voleva sapere proprio perché è arancione, mentre in altre tende più al rosso. Secondo me su questo è una questione proprio legata alla sintesi dei colori all'interno della fotografia, che è una cosa di cui andremo a parlare. Ti parla Chiara, non nella questa fotografia, ma in quella dopo. Quindi se hai un attimo di pazienza, mi sa che la tua domanda verrà verrà soddisfatta. Ma prima c'è un altro splendido esempio di cromatismo del cielo, che è questa fantastica fotografia delle Pleiadi, questo è un ammasso stellare piuttosto famoso, in cui, insomma, si nota chiaramente l'enorme abbondanza di colore blu nella luce di queste stelle. Tra l'altro, cosa che tra l'altro si vede anche a occhio, diciamo, insomma, guardando le Pleiadi, quando siamo in corrispondenza di una notte particolarmente limpida e di un cielo particolarmente adeguato all'osservazione. Questa fotografia l'ha scattata Alessandro Malaspina dell'Osservatorio Astronomico di Cadelmonte. E di nuovo, insomma, ci tengo particolarmente, infatti lo facciamo, a sottolineare chi è l'autore di ogni fotografia, proprio perché, come vi dicevo all'inizio, l'obiettivo della mostra era sì mostrare le foto, ma anche raccontare dei fotografi e delle associazioni che ci stanno dietro a questi fotografi, che sono tutte associazioni fantastiche, insomma, che chiunque può contattare, interagire con esse e, insomma, iniziare a frequentare attivamente. E noi saremmo molto felici se la nostra mostra e questa presentazione servisse anche a questo. Ma tornando ai colori, perché queste stelle sono blu? Vabbè, ovviamente, insomma, questo è un qualcosa che immagino voi già tutti sappiate: il colore di una stella è associato alla sua temperatura, essenzialmente. Le stelle più calde sono blu, in generale, e le stelle più fredde invece sono rosse. Questo perché, molto banalmente, la frequenza della luce blu è in grado di veicolare, di trasportare più energia rispetto alla luce rossa. E quindi una stella più calda, che emette più calore, emette più energia, brilla di più nel blu piuttosto che nel rosso. Sta di fatto che è curioso che in questo ammasso, diciamo, le stelle siano tutte blu. Questo come mai è successo? In realtà, a essere onesti, in questo ammasso probabilmente ci sono anche molte stelle rosse, che però si vedono di meno perché quelle blu sono più potenti, più brillanti, e, insomma, quindi impressionano maggiormente l'obiettivo. Ma poi c'è anche un altro fatto, insomma, proprio l'abbondanza di oggetti blu
in questo ammasso stellare, nell'ammasso stellare delle Pleiadi, ci fa capire che questo ammasso è un ammasso giovane. Tant'è che questo ammasso viene definito ammasso aperto in astrofisica, ovvero un ammasso la cui, diciamo, in cui le stelle non sono molto, diciamo, ravvicinate tra di loro. È un ammasso che ha delle caratteristiche molto diverse da quelle che sono, per esempio, gli ammassi globulari, che invece sono una forma sferoidale, con le stelle molto più vicino, stelle molto più vecchie anche. Invece queste stelle blu sono stelle cosiddette, in astrofisica, stelle giovani, ok? Ed è curioso questo fatto, perché un ammasso, perché le stelle blu sono per forza stelle giovani? Abbiamo appena detto che il colore c'entra con la temperatura, non c'entra con l'età. Cioè, se una stella nasce blu, resta blu per il 90% della sua vita. Sì, possono esserci delle variazioni di colore nella vita di una stella, ma queste tipicamente avvengono nella fase finale o nella fase iniziale della vita. Per la maggior parte della vita di una stella, essa si mantiene la classe, il tipo di colore di emissione che essa ha e che la contraddistingue. Il punto però qual è? Che una stella blu è una stella, come dicevamo, energeticamente potente, che emette tanta energia e che quindi nel tempo dura poco. È un po' brutto da dire, però le stelle blu muoiono giovani, proprio perché emettono tanta energia, ok? Quindi emettendo tanta energia sono blu, per il motivo che abbiamo detto prima, la luce blu è quella che trasmette, che veicola, che porta più energia. E dunque, diciamo, la stella brucia il suo combustibile in minore tempo. Ed è così che se voi guardate un ammasso stellare e vedete tante stelle blu, beh, allora siete sicuri che quell'ammasso stellare lì è un ammasso giovane, che si è formato da poco, perché tutte queste stelle blu sono ancora lì, non si sono ancora spente. Un ammasso di questo tipo vive, cioè non arriva a vivere, queste stelle di questo tipo non arrivano a vivere decine di miliardi di anni come invece fanno altre stelle di colore più giallo e più rosso. Questo, insomma, è, diciamo, ciò che viene in mente a un astronomo, un astrofisico, quando guarda un ammasso aperto. Un ammasso aperto ricco di oggetti blu è un ammasso sicuramente giovane. Tant'è che anche la forma che vi dicevo all'inizio, il fatto che siano sparpagliate le stelle, è indice del fatto che l'ammasso ha poco tempo, ha pochi milioni di anni, perché la gravità non ha ancora avuto tempo di sfericizzare, di rendere sferico l'ambiente in cui queste stelle si sono sviluppate. Ok, scusate, vi interrompo, ci sono altre tre domande. Una di Fabiano, un socio dei Polaris di Genova, che chiede, domanda intelligente: se le nebulose oscure schermano la luce delle stelle retrostanti, come si distinguono dal vero spazio vuoto? Bella domanda. Poi, esatto, poi due domande più semplici, che è la foto alle Canarie, una lunga esposizione, e poi come vengono aggiunti quei raggi sulle stelle? Tutte le domande. Io prendo la prima. Vai. Allora, come dire, se... Diciamo in generale, soprattutto quando tu fai fotografie di un certo livello che ti permettono di vedere bene a fondo nel cielo, tu hai una densità di stellare più o meno costante. Non è poi costante, sono regioni in cui hai più stelle, regioni in cui ne hai di meno, però diciamo che insomma tu ti accorgi di avere di fronte a te nel tuo campo di vista una nebulosa ad assorbimento perché in quella direzione non hai stelle. Cioè hai proprio, vedo, ci sono alcune foto molto belle qua, ovviamente non ce ne sono, anzi in realtà in quella dopo un po' sì, però forse anche in quella prima. Ecco, forse vedi anche questa qua che ti abbiamo mostrato prima, un po' si vede. Cioè nella regione della testa di cavallo non ci sono tutti quei puntini che caratterizzano però la media del fondo di stelle che tu hai in questa fotografia. Si guardi i bordi. Se guardi i bordi, per esempio, se guardi la parte alta della foto, questo fenomeno che vi sto dicendo si nota in particolare in corrispondenza dei globuli di Bok, che sono delle nubi, delle nebulose particolarmente dense, che vengono anche considerate, diciamo, la sede principale della formazione stellare. Tu prova a scrivere su Google globulo di Bok, B-O-K proprio, e vedrai delle fotografie di campi stellari in cui c'è una regione in cui semplicemente tu non vedi le stelle dietro. Bene, quello è un evidente sintomo, un evidente segnale del fatto che lì
c'è una nebulosa d'assorbimento. E questo che dà modo di distinguere la presenza di una nebulosa d'assorbimento rispetto a semplicemente la mancanza di stelle. Quando tu esponi tanto le fotografie, le stelle in qualche modo saltano fuori. Più o meno la distribuzione stellare c'è. Cioè... Anche perché essendo immersi dentro una galassia è abbastanza difficile beccare una posizione dove non c'è niente. Poi c'era l'esposizione delle foto. L'esposizione sì, è una singola, è il motivo per cui in realtà è una foto brutta, cioè nel senso che è una foto molto rumorosa perché è una singola esposizione e quindi è uscito moltissimo il rumore. C'è da dire che il cielo della Palma è un cielo veramente particolare, quindi permette comunque anche con singole esposizioni, anche pur non essendo magari un esperto astrofotografo, di tirar fuori dei dettagli notevoli. E poi la terza domanda? La terza domanda era bella, anche quella erano gli spike delle stelle. E gli spike sono un sintomo che ti permettono di capire con che telescopio è stata scattata la fotografia, se è un telescopio riflettore o rifrattore. Quindi telescopio riflettore con le lenti, con gli specchi, telescopio rifrattore invece con le lenti. In questo caso è un telescopio riflettore perché la presenza delle croci, degli spike, ti appunto ti dà questa informazione che la foto è stata scattata con un telescopio a specchi, perché si può dire questa cosa per certo, a meno che non siano state aggiunte dopo con Photoshop, cosa che so che qualcuno fa, il motivo è semplice, perché tu hai uno specchio primario, che è quello più grosso, che raccoglie la luce, di fronte hai sempre uno specchio secondario che riflette la luce a sua volta, o a un sistema più complicato, quindi a uno specchio terziario e così via, oppure direttamente al tuo fuoco e quindi alla tua macchina fotografica. Questo specchio secondario che si trova di fronte al primario, allo specchio più grande, è supportato da, cioè deve essere tenuto in qualche modo alla struttura in modo che sia esattamente parallelo al primario. E la struttura è una croce. Sono quattro braccetti. Sono quattro braccetti. Vai a prendere il mid. Abbiamo qualche telescopietto in casa, sì. Ce l'abbiamo che... Però... Uno di questi è proprio un riflettore, quindi si vede bene. Quei braccetti che reggono il secondario, che ovviamente illuminati fanno diffrazione. E quindi si vedono sulla fotografia. Infatti si può capire, ci sono altre fotografie che qua non mostriamo, in cui si vede che se la fotografia è presa con filtri diversi e magari non c'è stata una sovrapposizione precisa, si vede che ci sono dei quattro braccetti a verdi, rossi o blu, perché sono... appunto i filtri diversi e comunque la composizione della Li ho presi in momenti diversi, esatto. Sì. Se non ci sono altre domande andiamo avanti. Ok, allora passiamo in quella che forse è una fotografia che non possiamo mostrarvi da sola, ma dobbiamo mostrarvi per forza accompagnata con uno scatto che in realtà conoscete molto bene perché è stato fatto da voi. Beh, questo scatto innanzitutto è stato fatto da Claudio Pilenga del Circolo Astrofili Bergamaschi ed è uno scatto che raffigura una regione molto precisa del cielo, di nuovo questa nebulosa ha vari nomi, quello meno tecnico è nebulosa Proboscide d'Elefante, perché c'è chi vede in questa nebulosa oscura più centrale, al centro della fotografia, la proboscide di un elefante. In realtà durante la mostra facevamo un po' a gara chi riusciva a vedere cose diverse, me ne hanno dette veramente di ogni tipo, credo sì, sì. La più romantica sicuramente è la silhouette di una donna rivolta di spalle, quindi con i capelli che scendono sulla schiena, che sta ammirando il cielo. Questo è sicuramente una bella... Sì. La più divertente invece era un uomo cavernicolo che brandisce una clava. Sì, ne hanno detto un po' di tutti i colori. Innanzitutto la cosa che secondo me si può vedere subito in questa fotografia è che manca il colore che vi ho detto, che è sicuramente più abbondante nell'universo, o per meglio dire sembra un po' timido questo rosso, non è un rosso come l'abbiamo visto nella fotografia precedente. E per questo motivo forse vi mostro
anche questo altro scatto, che invece questo è proprio fatto da Guido, che immagino, spero sia qui presente, e nel caso appunto è anche una motivazione per ringraziarlo direttamente per averci prestato questo scatto. E anche che qui è tagliato, tra l'altro. Sì, allora, tutti questi scatti sono ovviamente tagliati per renderli a pieno formato nella slide, però sono stampate e erano stampate della loro forma originaria. Sì, anche sull'audioguida non sono complete, sono ovviamente in super bassa risoluzione, solo alla mostra, ovviamente. Solo chi è venuto in presenza alla mostra ha avuto la possibilità di vedere questi scatti completi nella migliore delle loro forme. Esatto. E in questo scatto, beh, innanzitutto la prima cosa che riuscite a notare è che il colore rosso di cui vi parlavo prima è fortemente evidente, si vede chiaramente che è la dominante di tutta questa regione di cielo. E vi invito a riconoscere la stessa regione di cui vi ho parlato nella fotografia precedente, quindi questa proboscide dell'elefante piuttosto che il cavernicolo con la clava o quello che volete, sul lato sinistro della fotografia. Esatto, se riusciamo vi facciamo andare un po' avanti e un po' indietro. Vedete questa regione è centrata sulla slide, invece andando nella fotografia di Guido la stessa regione si trova sul lato sinistro della foto. Sperando che tutti siate riusciti a riconoscere la stessa forma, cerchiamo di capire come mai due fotografi hanno ottenuto un risultato così diverso dello stesso oggetto, perché alla fine l'oggetto un colore ha, e se dovessimo noi andare davanti a questo oggetto e poterlo guardare con i nostri occhi, e se i nostri occhi fossero sufficientemente sensibili per poter vedere il colore delle stelle, allora il colore delle nebulose, allora lo vedremmo più simile a come è stato scattato da Guido e non invece da come è stato scattato invece in questo comunque meraviglioso scatto fatto da Claudio Di Pilenga degli astrofili bergamaschi. E allora il risultato come mai è così diverso? È dovuto all'utilizzo o meno di diversi filtri. Ora, i nostri occhi sono in grado di osservare principalmente i colori dell'arcobaleno, quindi dal rosso fino al blu. E in astrofotografia tendenzialmente si utilizza una macchina fotografica che guarda, osserva solo in bianco e nero, dopodiché si posizionano sopra la macchina fotografica diversi filtri, il filtro rosso, verde e blu, in modo poi da combinare con il metodo della tricromia o della quadricromia, dipende poi dal dettaglio che si vuole avere, l'immagine colorata. E questo è quello che avviene in realtà con i vostri cellulari, con lo schermo del computer, il computer forse no adesso, però con la televisione sicuramente il metodo era questo. Io ho un pixel che è diviso in rosso, verde e blu, e poi quello invece in bianco e nero, e ho l'unione di questi tre colori che mi formano l'immagine finale, l'immagine che il nostro occhio è abituato a vedere. Quello che si fa in astronomia è esattamente questo, quindi io prendo l'immagine, prendo una macchina fotografica in bianco e nero e faccio lo scatto con diversi filtri del mio oggetto. Ovviamente i filtri possono cambiare, posso utilizzare diversi filtri per ottenere informazioni diverse, ed è esattamente quello che fanno non solo a livello amatoriale, ma anche a livello scientifico. Per esempio, il telescopio Hubble non utilizza i filtri rosso, verde e blu per scattare le proprie immagini, ma utilizza dei filtri ben precisi. Questi filtri sono talmente precisi che permettono di separare non il colore rosso, che è un colore molto generico, sicuramente per le donne qua o comunque in generale per gli appassionati il colore rosso può dire qualsiasi cosa, ma ci sono dei filtri che invece sono indicati per
selezionare un elemento chimico che produce quel colore preciso. Quindi nel caso, per esempio, di questo colore rosso che si vede nella fotografia di Guido Pasi, c'è il filtro dell'H-alfa, che è un filtro che è in grado di selezionare solo la luce prodotta dall'idrogeno dall'H-alfa, quindi da una particolare tipo di idrogeno che ha una certa temperatura. Ci sono ovviamente filtri che sono in grado di separare queste, cioè di fare la stessa cosa su altri elementi chimici. Ed è quello che viene fatto in questo tipo di scatto. Nello scatto di Claudio Pilenga, quindi degli astrofili bergamaschi, in questa fotografia in cui si vede moltissimo blu, il blu sta a indicare la presenza di un certo elemento chimico. Quell'elemento chimico in realtà non emette davvero in blu, emette un colore che però è stato riportato al blu per poterlo dividere, per poterlo separare in modo chiaro con altri elementi chimici. In particolare questo metodo, vabbè, è un metodo generale, se si usano tre filtri particolari si ha quello che viene fatto anche dal telescopio Hubble, e quindi sia la palette Hubble, e i filtri che vengono usati, per esempio in questo caso preciso, sono stati utilizzati il filtro H-alfa, il filtro dell'azoto e il filtro dell'ossigeno, non me lo ricordo, ammetto che ho un attimo un vuoto, però c'è scritto precisamente nell'audioguida e vi invito a andarla a vedere. Quello che è stato fatto è che questi tre elementi sicuramente non emettono davvero così separatamente all'interno del mio spettro elettromagnetico, ma sono uno rosso, un arancione e uno sul verde, sono stati separati. E gli è stato associato un altro colore per avere un'evidenza chiara della differenza, della presenza o meno di quell'elemento chimico in quella regione di spazio, no? E questa è una cosa che si fa normalmente nel campo dell'astrofisica per poter studiare le nebulose, l'abbondanza chimica delle nebulose, come forse vi avevamo già detto all'inizio. Guarda, c'è una domanda che capita proprio a fagiolo, che chiede Cristiano su Zoom, che dice se c'è un modo oggettivo per sapere qual è il colore di una nebulosa, di una galassia, posto che in foto poi c'è un'elaborazione dove interviene il gusto personale. E sì. Direi che appunto più o meno mi sembra di avere già risposto. Sì, comunque infatti. Questa cosa qua poi in generale, cioè tu sei stata molto tecnica a parlare di filtri, sì. e quant'altro. La questione un po' di fondo, forse, che anche i meno tecnici, se ce ne sono, riescono sicuramente ad afferrare bene. Cioè adesso penso, non so, a mia mamma che viene a vedere la mostra, vede la foto di Claudio Pilenga e la foto di Guido Pasi e mi dice, vabbè, ma una dei due è stata ritoccata. E in effetti è la cosa che naturalmente viene da pensare. Ma in realtà non è così. Cioè non è una questione di ritocco. Questa è proprio la scelta che il fotografo o lo scienziato fa nell'assegnare i colori al contenuto delle proprie immagini. Perché è questo il punto. Tu, alla fine, che risponde anche a quest'ultima domanda, l'informazione qual è? Io ho una certa frequenza che sta arrivando. E quella frequenza lì, che magari è per esempio 600 nanometri, unità di misura della lunghezza d'onda, ma fa niente, comunque io ho questa informazione scientifica che mi arriva, i miei occhi in genere la associano a un tale colore. Io, qua, fotografo, quando sto componendo l'immagine, posso associarla anche a un altro colore, a un colore diverso. Non è un ritoccare la fotografia, è semplicemente un comporla in una maniera, diciamo così, inusuale, ma dal punto di vista scientifico questa è una pratica assolutamente legittima. Qual è la cosa importante? È che l'immagine sia associata a una leggenda. Esatto. Quando uno guarda questa foto che vedete ora sullo schermo non capisce niente. Poi dopo va a vedere e legge, è fatta in palette Hubble, perfetto. Allora io so in un colpo d'occhio che il blu è associato, adesso invento, all'ossigeno, il rosso è associato all'idrogeno e il verde che c'è in giro è associato all'azoto. Cioè quello che conta è la leggenda praticamente della fotografia. E non è un barare o un falsare i colori, almeno non nel termine in cui lo intendo io, in cui magari il falsare del colore è
vedo, faccio una fotografia nelle onde radio e la trasferisco con un colore che il mio occhio è in grado di osservare, ma è un'informazione, fare uno scatto di questo tipo ti permette per esempio di apprezzare la differenza di elementi chimici che si trova sul lato sinistro, in alto, della trunk, dell'elemento invece principale. Quel filo un po' più arancione immerso nel blu non è sicuramente apprezzabile se invece non avessi fatto questa distinzione di colori dovuta agli elementi chimici o dovuta alle lunghezze d'onda che mi arrivano. Quindi sono dettagli, si possono apprezzare dei dettagli diversi e si può fare, ovviamente a gusto personale, però non solo. Sì, sì, no, è anche proprio informazione scientifica. La palette di colori che io scelgo di utilizzare veicola più o meno a colpo d'occhio la presenza di certi elementi chimici piuttosto che altri. Certo. Esatto. E quindi, insomma, quindi queste due fotografie erano davvero, diciamo, il cuore dell'argomento colore. Ecco, tra l'altro due fotografie davvero splendide di una delle regioni celesti più... Anche più lunghe da osservare. Io appunto vi invito di nuovo ad andare sull'audioguida e guardare quanti minuti ci sono serviti per scattare queste immagini. Ora non mi ricordo a memoria in particolare per questi scatti, ma per alcuni tipo 3.000 minuti che sono giorni e giorni di osservazione sempre dello stesso oggetto. Per poi contare ovviamente la post-produzione. Ah, certo, che è ancora più lunga tendenzialmente. Esatto. Sì, sì, sì. Comunque sì, questa questione dei colori assegnati nelle fotografie è davvero il cuore ed è davvero un argomento bellissimo perché permette davvero di capire come sono fatte le fotografie, astrofotografie ma anche in generale, insomma, anche come funziona il nostro occhio, la percezione del colore, che cos'è il colore. Ci potremmo parlare. Se ne potrebbe parlare un sacco, esatto. Sì. Cosa che non abbiamo tempo di fare, però vi lascio lì questo spunto di riflessione. Chi vi dice che il colore che voi vedete come rosso è quello che vedo io come rosso? Questo è un tema bellissimo. E tra l'altro, che io sappia, questo non c'è via d'uscita, perché possiamo, come dire, verificare sperimentalmente che il rosso ha una certa lunghezza d'onda, va bene, ma non c'è assolutamente modo di verificare, se non con dei test tipo quelli del daltonismo, però io ho i miei dubbi che riescano definitivamente a toglierci questo dubbio. Quella frequenza precisa, io la vedo con un certo colore, ma tu la vedi con lo stesso colore? Io la chiamo rosso, lei la chiama rosso, ma il nostro cervello, cioè se facessi una foto del mio cervello e una foto nel suo, sarebbero lo stesso colore. Stiamo andando sul filosofico andante. Però questa è una questione che... Ah sì, 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 no, questione aperta. Nell'ambito del colore è più che aperta. Sì, sì, sì. Ora comunque diciamo che abbiamo le ultime fotografie che sono anche molto più leggere e molto più semplici come questa, per esempio, in cui il colore dominante è il bianco, insomma il bianco di queste cupole e il bianco di questa torre in primo piano, che è la torre che alloggia un telescopio solare, poiché nell'ultima parte della mostra, dopo quella di secondo cielo, di profondo cielo e dopo quella di paesaggi notturni, in fondo alla mostra noi ci siamo concentrati sulla strumentazione astronomica e una classe speciale di telescopi è quella sviluppata per osservare il Sole, che dunque ovviamente deve osservare di giorno e riuscire a sopportare l'enorme temperatura che ovviamente il Sole, come dire, deposita su tutte le parti che compongono questi strumenti. Ed è così che ovviamente, insomma, diciamo, i telescopi solari a maggior ragione, ma come vedete anche le altre, vengono dipinti di bianco, perché il bianco, sapete, è, diciamo, noi percepiamo come bianco quel pigmento che riflette tutte le frequenze e quindi ha il minimo assorbimento e dunque la temperatura dell'oggetto dipinto di bianco sale di meno, proprio perché, insomma, gli resta più bassa, perché tutte le frequenze vengono riflesse. E in più c'è anche un altro fatto: la torre bianca salta particolarmente all'occhio proprio perché è una torre, perché è un oggetto alto che sposta in alto il telescopio solare, poiché il telescopio solare non basta dipingerlo di bianco per evitare che si riscaldi troppo, ma dovete anche staccarlo dal suolo, altrimenti osservando di giorno sarà
inevitabilmente contaminato dalla deformazione, da quell'aberrazione ottica dovuta al riscaldamento dell'aria, che tipicamente avviene in corrispondenza del suolo. Non so se avete presente quando guardate, quando fa tanto caldo e guardate basso sull'orizzonte e vedete, insomma, diciamo, l'immagine mossa, anche il miraggio di fatto è prodotto proprio da questo effetto qua, da bande ad alta temperatura di aria, che quindi hanno una densità diversa, un indice di rifrazione diversa, eccetera, eccetera, eccetera. E questo scatto è stato fatto da Lorenzo Cavona, che oltre ad essere un genovese anche lui, appunto, fa parte, è un ricercatore, quindi è da far notare che le fotografie non sono fatte solo da appassionati astrofotografi, che sono bravissimi, ma sono anche state affiancate alle fotografie dei ricercatori, che tendenzialmente peccano un po' di bellezza, però sono, permettono di vedere cose che magari non sono così, così usuali. Ora, in realtà questo scatto può farlo chiunque si trovi alle Isole Canarie, e anzi vi invito assolutamente ad andarci, perché è un posto incredibile. Però un altro scatto che vedremo è veramente uno scatto molto molto particolare, che in pochi possono fare. Sì. Che non so se è collegato Lorenzo, però no, nel caso lo salutiamo. Infatti. Esatto. Beh, l'altra cosa particolare dei telescopi solari è che tutta quella torre è il telescopio. Il telescopio non è solo la parte alta, ma è tutto lì dentro e si trova sotto vuoto. Vabbè, siccome è molto affascinante anche lo studio dei telescopi solari, ma non è questa sede purtroppo per discuterne. Andando all'altra fotografia, forse una cosa più familiare a voi, in generale a noi amatori delle osservazioni del cielo notturno, ed è questo colore di nuovo rosso che vedete all'interno delle cupole. In generale il colore rosso è il colore che caratterizza le luci, che appunto le uniche luci che possono utilizzare gli astronomi o gli astrofili durante la sera, perché è il colore che disturba meno l'occhio e quindi vi permette di mantenere il vostro occhio già abituato all'osservazione del cielo, e senza però accecarvi e magari permettendovi di osservare le carte oppure comunque di guardare quello che state utilizzando in quel momento. Una cosa che in realtà ormai sta entrando dentro alla vita di tutti, perché credo che quest'anno tutti abbiamo usato ormai il computer per svariate ore o almeno noi in particolare, poi lavorandoci anche siamo sempre attaccati al computer, e tutti i computer ormai hanno la possibilità di adattare gli schermi del cellulare, anche di adattare una specie di modalità notturna in cui, se non so se avete mai fatto caso, ma lo schermo diventa molto arancione. E questo perché? Perché sta eliminando tutte le frequenze più alte, le frequenze blu, perché il vostro occhio così si può rilassare e non essere accecato dalla presenza della luce dello schermo. Sì. E quando si fa poi osservazione invece si usano proprio le luci rosse, come all'interno di queste due cupole, che sono quelle dell'osservatorio di Campo dei Fiori a Varese. Infatti l'autore di questo scatto è Andrea Aletti, della Società Astronomica Schiaparelli, che è appunto, come dire, gestisce e porta avanti magistralmente le osservazioni e la ricerca che si fa all'osservatorio di Campo dei Fiori a Varese. Ah no, e qui parlo io. Qui parlo io perché lui prima ha parlato di una mia fotografia, io adesso parlo del suo lavoro praticamente, perché Simone lavora su questo telescopio, esattamente sulla camera di questo telescopio, che è un telescopio, un prototipo che è completamente italiano, di costruzione, di progettazione completamente italiano. Questo prototipo si trova sull'Etna, alle pendici dell'Etna, ed è la fotografia è stata scattata da un ricercatore che si chiama Enrico Giro, che appunto stava lavorando
attivamente alla realizzazione, alla costruzione di questo strumento. E come vedete, sicuramente una delle prime cose che saltano all'occhio, a parte la stranezza della struttura, è che questo telescopio non ha una cupola. Questi tipi di telescopi infatti sono fatti così, non hanno cupola, non hanno protezione verso l'esterno, sono i cosiddetti telescopi Cherenkov. I telescopi Cherenkov possono essere, in questo momento ne abbiamo tre grossi al mondo e più Astri, che è questo telescopio che vedete, e in particolare Astri ha un telescopio da 4 metri di diametro, quindi lo specchio, i tasselli, tutti questi specchi che vedete formano un unico specchio principale che è 4 metri di diametro. 4 e 3. Astri è davvero particolare perché per la prima volta questo tipo di telescopio, che è un telescopio appunto di cui adesso vi accennerò cosa va a fare, è un telescopio a due specchi. In generale i telescopi Cherenkov hanno un unico specchio principale e poi direttamente la camera, questo invece ha due specchi, e lo specchio secondario è all'interno di questo scatolotto nero grosso che vedete. Come mai è rosso? Perché questo telescopio non ha una cupola, quindi non è schermato durante il giorno e quindi non può prendere troppa radiazione, non si può surriscaldare troppo. Quindi la struttura non può essere di colore nero banalmente, perché sennò appunto si scalderebbe troppo durante il giorno. Durante la notte però, se fosse bianco, avrebbe delle riflessioni che magari vanno a disturbare le osservazioni che fa il telescopio. E quindi il telescopio non può essere né bianco né nero, deve essere per forza colorato in qualche modo. Come lo coloriamo questo telescopio? Lo scoloriamo del colore più distante da quello che devo andare a osservare. In particolare questo tipo di telescopi vede della luce ultravioletta, e quindi verso il blu. Allora io cosa faccio? Lo coloro completamente di rosso, in modo che la struttura non dia fastidio alle osservazioni che vado a fare. Beh, e poi per il fatto che è bello rosso. Cioè, devo fare un telescopio verde, scusa. No, il telescopio verde non puoi fare. Comunque il rosso è il colore che va per la maggiore in questa chiacchierata. Decisamente dovremmo rinominarla. Dobbiamo trovare il modo di modificare. Anche la borraccia, infatti. È rossa. Tutto torna. E questa... Ah no, l'ultima foto è... Questa è l'ultima fotografia, invece, di cui vi parliamo. E appunto questo qua è il telescopio VLT dell'ESO. E fotografia dominata da questi quattro fasci laser giallo intenso. Finalmente abbandoniamo il colore rosso. Fotografia fatta da un nostro collega, che è il Giorgio Pariani, dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Brera, dove lavoriamo anche io e Chiara. E, insomma, qua il colore, diciamo, è legato intimamente all'utilizzo, alla funzione di quei quattro raggi laser. Innanzitutto contestualizziamo la fotografia, dove siamo. Siamo in Cile, questo è uno degli osservatori dell'ESO, appunto, come vi dicevo. In particolare questo è il quarto dei VLT, il Very Large Telescope, uno strumento composto da quattro telescopi. Questo che state guardando in questo momento è l'unico dei quattro telescopi di VLT che è dotato di un sistema, tra l'altro anche un brevetto italiano, innovativo e rivoluzionario per le osservazioni astronomiche da Terra. In particolare, il problema qual è? Siamo ormai in fase avanzata dell'era spaziale del genere umano ed è così che più o meno, insomma, qualsiasi osservazione potrebbe essere condotta anche dallo spazio. Perché allora investire in una strumentazione da Terra? Evidentemente da Terra avete il vantaggio di non dover mandare in orbita un satellite, di non dover piegare gli specchi, aggiustare qualcosa che si rompe in orbita, che è complicatissimo, come è stato fatto per il telescopio spaziale Hubble. Dall'altra parte però a Terra avete degli evidenti problemi. Primo tra tutti la presenza dell'atmosfera, che vi distorce e vi rovina qualsiasi osservazione che voi possiate fare. Stiamo andando a costruire dei telescopi sempre più grandi, ILT, vi ricordo, avrà uno specchio di 30 metri di diametro primario, ma
anche con un telescopio così grande, così grosso, con un'apertura così estesa, le osservazioni sarebbero pessime se non ci fosse un modo per correggere l'aberrazione atmosferica. Quei quattro raggi laser lì servono proprio a questo. Quei quattro raggi laser vanno a eccitare uno strato di molecole di sodio che si trova a circa 93 km più o meno di quota. Quando quello strato di molecole viene colpito dalla luce di quei raggi laser, queste molecole iniziano a brillare. Ora, la sezione di quel raggio laser è nota, approssimativamente circolare. E dunque le molecole che inizieranno a brillare in questo stato avranno una forma più o meno circolare. E quindi quei quattro raggi laser creano delle spie luminose artificiali nell'altissima atmosfera. Quando il telescopio osserva l'atmosfera, osserva il cielo in realtà, però quelle quattro spie saranno all'interno del campo visivo del telescopio e il telescopio sa che forma devono avere quelle quattro spie perché le ha prodotte lui stesso con quei raggi laser. Dunque il telescopio sa che la forma di quegli spot luminosi deve essere circolare. Se per via dell'aberrazione atmosferica quei quattro spot non sono circolari ma sono per esempio, non so, allungati come se fossero ellittici per esempio, bene, allora il telescopio sa che deve correggere e riportando quegli spot alla forma originaria, ovvero tondi, automaticamente anche tutte le altre stelle vengono riportate, o stelle o nebulose che siano, vengono riportate alla loro forma originale, perché chiaramente l'aberrazione che viene introdotta è la stessa, perché è l'atmosfera e attraverso l'atmosfera passa sia la luce di quelle stelle artificiali sia la luce delle stelle invece reali. Naturali, reali. E com'è che fa? La cosa ancora più incredibile, quindi questa è l'idea, questo è il, diciamo, l'algoritmo, non so come dire, il principio di funzionamento della correzione atmosferica implementata su VLT. La cosa ancora più impressionante è come fa poi a correggere, perché la correzione non è operata via software, insomma modificando l'immagine, la correzione è applicata meccanicamente, deformando con degli attuatori lo specchio, la superficie riflettente che produce l'immagine. Insomma, quando il fascio di radiazione, diciamo, il fronte d'onda arriva sulla superficie riflettente, ci sono degli attuatori, ovvero dei pistoncini praticamente, dietro allo specchio, che modificano la superficie, la forma dello specchio, in modo tale da compensare l'aberrazione che è stata introdotta dall'atmosfera. Quindi noi non lo possiamo vedere a occhio nudo, insomma, però diciamo che se avessimo dei microscopi al posto degli occhi vedremmo lo specchio muoversi praticamente, cioè come se fosse fluido in realtà, perché dietro ci sono questi pistoncini che lo modificano con un tempo scala impressionante, siamo quasi al millisecondo, in modo tale da compensare di continuo le aberrazioni introdotte dall'atmosfera e ottenere quindi un'immagine libera da aberrazioni atmosferiche, comparabile in tutto e per tutto alle immagini che si hanno dallo spazio. Questa è la cosa importante. Per questo quindi ha ancora senso investire sui telescopi da terra, perché grazie a questa tecnologia, che infatti è implementata su tutti i telescopi di punta che stanno più grandi, esatto, che vengono costruiti in questo periodo, possiamo avere da terra delle immagini di qualità comparabile con quelle dello spazio, senza tutti i problemi che è, diciamo, lanciare il telescopio in orbita, che insomma, diciamo, non è assolutamente qualcosa di facile, esatto, né economico, tanto, esatto, e soprattutto è un qualcosa di traumatico per il telescopio. Esatto. Sai come parte, non sai come arriva. Esatto. Bene, insomma, diciamo che con questo abbiamo un po' esaurito gli argomenti di cui volevamo parlare. Esatto, avevamo voglia di raccontarvi. Grazie. Disponibile per qualsiasi domanda e tra l'altro, insomma, vi invitiamo anche a seguire la nostra associazione, l'associazione Physical Pub, di cui abbiamo, insomma, diciamo, le varie pagine Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, e di cui magari forse, se possibile, vi lasciamo nella descrizione di questo video YouTube qualche rimando ai video della mostra. Perché alla mostra scientifica... Sì, mandateci i link, noi li mettiamo poi nella descrizione del video. Ho già messo il link della guida, dell'audioguida.
Grazie. Ah, fantastico, esatto, bello, ok. Poi appunto su YouTube avevamo, perché nell'ambito della mostra avevamo tenuto anche delle conferenze con dei ricercatori, e poi ci sono dei piccoli video su YouTube che mostrano, diciamo La che, mostra. esatto, fanno vedere la mostra, portano a spasso per l'esposizione con una camera 360, e quindi anche quelli, diciamo, per chi ha seguito questa chiacchierata potrebbero essere carini da vedere. Sì, molto interessante. Allora, nel frattempo, in questo momento, non, aspettate, forse c'è una domanda? No, non ci sono altre domande. Passo la parola ad Alessandra dei Polaris e a Sandro degli Astrofili Savonesi che vorrebbero salutare e ringraziare voi e tutti gli altri. Io personalmente vorrei vedervi di nuovo in altre serate, voi o altri soci di Physical Pub, per raccontarci altre cose molto interessanti. E nel frattempo, mentre Sandro e Alessandra ci salutano, Sì. se volete scrivere altre domande, lascio la parola prima ad Alessandra e poi a Sandro. Bene, grazie a tutti, buonasera a tutti. Bene, bravissimi Simone e Chiara, complimenti. Ho seguito veramente con molto piacere questa presentazione. Io ho visitato la vostra mostra al Festival della Scienza di Genova. È stato bellissimo vederle proprio dal vivo queste fotografie in grosso formato, quindi molto, molto affascinante, benissimo, ben organizzata e quindi mi è piaciuta davvero tanto. E Bene, complimenti grazie. per tutto, seguiremo sicuramente Physical Pub, la vostra associazione. E prima di tutto, speriamo di avervi ospiti, prima di tutto in presenza quando si potrà a Genova e a Savona, se ci venite a trovare, ci farà molto piacere, siete assolutamente invitati. E poi anche online più avanti, assolutamente siete i benvenuti. Una domandina per Simone, mi ha molto interessato il fatto che tu lavori alla Camera di Astri. Il telescopio Cherenkov, ma su un progetto specifico? No, Ma ti chiedo perché a me interessano molto i telescopi Cherenkov. Io ho avuto la fortuna di visitare ESS in Namibia, il telescopio Cherenkov. Sì, ci siamo io e andati. Attilio siamo andati anche con una nostra amica Giovanna, che è qui presente tra il pubblico, e abbiamo fatto questa. Eravamo in Namibia per osservare il cielo e abbiamo fatto questa gita a essa, abbiamo viaggiato ore di macchina per arrivare, ci hanno accolto a braccia aperte perché lì non ricevono mai visitatori, eravamo soltanto noi tre nel deserto della Namibia a chiedere e ci hanno fatto una visita guidata di 3 ore dettagliatissima, quindi molto bello. Quindi tu invece, Simone, lavori appunto su un progetto specifico. Sì, insomma, cioè, diciamo che è molto meno entusiasmante della Namibia, sicuramente, anche No, vabbè, però sull'Etna. Però sì, io in particolare mi sono sull'Etna. occupato, diciamo che, allora, questa camera, sai che comunque i telescopi Cherenkov in generale non riescono a vedere le stelle, no? Proprio perché loro Certo. studiano, sono sensibili ai bagliori Cherenkov prodotti dalla radiazione che entra. Quindi questo è fonte di tantissimi problemi, perché chiaramente anche il puntamento di un telescopio Cherenkov va fatto con delle camere ausiliarie ottiche, piuttosto che sfruttando la precisione degli encoder dei motori e cose di questo tipo. Astri in realtà è dotato di un sistema che gli permette di essere sensibile anche alle stelle. Diciamo che ovviamente ha un output secondario questa camera. E questo è molto interessante, il problema è che ovviamente ha dei pixel da telescopio Cherenkov, quindi un pixel di astro sono 10 primi. Mamma mia. Esatto, e quindi io mi sto occupando, diciamo, di fare l'astrometria con questi pixelloni, perché ovviamente sarebbe riuscire a fare il modello di puntamento, riuscire a fare un sacco di cose, osservare i transienti, eccetera, eccetera. Però bisogna sempre scendere a patti con questi pixel enormi e quindi ci sono vari trucchi per scendere in precisione studiando a fondo la PSF, studiando delle configurazioni particolari e mi sto occupando un po' di questi modelli, ecco. Veramente molto interessante. Comunque, ti Beh, ringrazio. no, Intanto buonasera, poi arrivano ti complimenti racconto. per voi sulla chat, vi fanno tutti i complimenti, molto interessante, bravissimi, Dobbiamo invitarla alla eccetera, eccetera. fine. Quando C'è un'altra domanda, scusate se approfitto.
Scusate se ritorno sull'argomento, ma mi resta un dubbio in partenza. Guardando il cielo profondo senza filtri, il fotografo non percepisce alcun colore, cioè i filtri sono non solo una scelta per far risultare l'uno o l'altro elemento, ma proprio una necessità inevitabile per la percezione di un qualsiasi colore nel cielo profondo. Questa è la domanda di Paola. Ok, allora, beh, forse mi sono spiegata allora male io prima, perché beh, se utilizzo una macchina fotografica che vede solo in bianco e nero, allora sì, la necessità dei filtri è obbligatoria. Se servono i filtri per poter poi distinguere i vari colori, però in realtà nulla mi vieta di utilizzare una macchina fotografica normale per osservare il cielo, e in quel caso i filtri sono già direttamente all'interno della macchina fotografica, quindi non devo fare niente di più alla macchina fotografica per poter scattare al cielo. E quello mi permette di vedere i colori che anche il mio occhio è in grado di fare, nel senso che le macchine fotografiche sono fatte in modo tale che rappresentino in modo più sincero quello che il nostro occhio è in grado di vedere. Quindi la macchina fotografica non è fatta per vedere cose in più. Speriamo che il Covid da una parte e il meteo dall'altra e le reti di trasmissione dati ci consentano di fare questo evento, che potrebbe essere anche un modo per interconnettere le realtà che abbiamo nelle nostre rispettive associazioni. Diciamo che qui in Brianza siamo messi male sia col Covid che col meteo. No, sicuramente sarebbe molto bello fare questo. Anzi, tra l'altro, proprio in questo periodo in osservatorio stiamo lavorando per ripristinare, diciamo, il CCD, poi ci sono stati anche dei lavori di manutenzione sul telescopio. Quindi io a breve penso che si potrà fare, magari in primavera, Sandro, potremo riaggiornarci. Assolutamente. Io vi ringrazio a nome dell'associazione e anche a nome di tutto il vasto pubblico che ci ha seguito, perché da un po' di statistiche siamo oltre le 110 persone, 110-120 persone. Io avevo ancora una curiosità sul telescopio Cherenkov, ma c'è qualcuno che lo pulisce tutti i giorni? Cioè io sono stato sull'Etna, ho visto quanta cenere piove da un giorno all'altro. Guarda, dovresti vedere i grafici della riflettività di quegli specchi, Me che i l'immagino. corrispondenti delle eruzioni hanno un. Ho visto cosa succede alla neve da oggi a domani. È impressionante. Sì, tra l'altro alla mostra avevamo quattro specchi del telescopio Magic, che è un altro telescopio Cherenkov su cui io invece lavoro, che sono i telescopi che sono stati montati al telescopio e poi appunto ce li Specchi. hanno. Gli specchi che sono stati montati al telescopio che poi ci hanno regalato. Sì, perché lì comunque c'è anche da dire che ovviamente un telescopio ottico non potresti mai lasciarlo fuori senza cupola. Invece questi, studiando i bagliori Cherenkov, che comunque sono flash, che durano pochissimo, che sono debolissimi, che però sono ampi nel cielo. Quindi tu non hai bisogno di una superficie riflettente lavorata al nanometro per andare ad avere una PSF microscopica, eccetera, eccetera. Alla fine questi qua, infatti, vengono detti un po' così, gli specchi vengono chiamati un po' delle croste, nel senso che sì, sono di buona qualità, ma praticamente Non ci puoi fare una foto. no, non ci puoi fare una foto, esatto, e Non ce inoltre. l'abbiamo. No, ne abbiamo qua infatti. E inoltre diciamo che ti conviene praticamente ogni 2 o 3 anni cambiarli tutti Piuttosto che mettere una cupola piuttosto che mettere la enorme, cupola. Cioè nel ti senso costa che di più la cupola con il sistema sì, di. che degli specchi sottili, poco lavorati. Sì, Esatto, esatto. Tra l'altro a me è capitato solo una volta di doverli pulire, però in realtà non era proprio pulire perché si erano ghiacciati e quindi eravamo lì andati con la spatola per staccare il ghiaccio. È stata veramente, vabbè, una cosa più unica che rara perché eravamo alle Canarie, quindi non è che avviene tutti i Un giorni, po' come quello è l'unico lavaggio che hanno visto, come il quindi sì. parabrezza, Come il parabrezza in Brianza. come la macchina. Uguale, Grazie ancora a voi due. Speriamo di incontrarci presto.
quando l'emergenza, questa noiosa e tediosa emergenza sanitaria sarà passata. Siete stati bravissimi e vi invito a continuare così. Grazie. Grazie a voi, complimenti per questa. Bravissimi. No.